Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Nell'ultimo video, dedicato alla riscoperta della storia del precinema, ho citato Émile Reynaud, altra figura di riferimento con le sue personalissime invenzioni, che daranno un contributo altrettanto fondamentale al futuro sviluppo di un'altra parte del cinema, quello dedicato ai disegni animati. Questo episodio della storia dell'intrattenimento audio-video è dedicato alla sua figura. Contrariamente a Muybridge e Maré, il cui punto di partenza per le loro scoperte fu la fotografia, il francese Charles-Émile Reynaud prende le mosse esclusivamente dal fenachistoscopio e dalle sue evoluzioni. Émile Reynaud nasce francese nel 1844 e cresce in un ambiente familiare culturalmente voluto, grazie al quale viene iniziato al disegno per passione della madre. In età più adulta, lavora come apprendista in un laboratorio di meccanica di precisione, un'esperienza essenziale che insieme al disegno gli consentirà di sviluppare in seguito il suo spettacolo di proiezioni animate. Grazie alle competenze tecniche acquisite, Émile diventa assistente dell'abate Mognot, un divulgatore scientifico apostolo delle conferenze con proiezioni. È questa l'ultima molla che fa scattare il genio di Reynaud. Intanto, il suo periodo di apprendistato prosegue con una serie di corsi pubblici con proiezioni che Reynaud tiene tra il 1873 ed il 1877, periodo nel quale completa anche i suoi studi, che approfondisce abbonandosi a diverse riviste scientifiche. È proprio da questi particolari approfondimenti che Émile riscopre il fenachistoscopio. Per dilettare uno dei suoi allievi, Reynaud ne fabbrica uno particolare che chiama prassinoscopio. Più precisamente, il prassinoscopio deriva dallo zootropio, di cui utilizza la striscia di immagini ed il tamburo girevole. Ma alle fessure del tamburo, l'inventore francese sostituisce un prisma specchi posto al centro, intorno al perno di rotazione. Per la prima volta, lo spettatore gode di un'immagine caratterizzata da un'ampia luminosità, che non soffre più degli oscuramenti prodotti dal disco a fessure. Brevettato nel 1877, il prassinoscopio ottiene un buon successo commerciale, grazie anche alla qualità delle sue litografie a colori, realizzate in originale dallo stesso Reynaud. Nel 1879 l'inventore francese perfeziona il suo giocattolo nel raffinatissimo prassinoscopio teatro, anticipando di diversi decenni le invenzioni di Walt Disney. Questo ingegnoso teatro in miniatura consente rapidi cambi di scene e di quinte, con i personaggi che si muovono in mezzo alla scena riflessi da un cristallo trasparente di un invisibile prassinoscopio. L'invenzione successiva arriva un anno dopo, con il prassinoscopio da proiezione, antesignano del teatro ottico, l'invenzione che permetterà a Reynaud di entrare nella storia. Ci vorranno però altri 9 anni prima di svilupparla e brevettarla, ma l'idea del teatro ottico catturerà l'attenzione dei più grandi inventori, tra cui Thomas Alva Edison, essendo stato il primo strumento di proiezione ad utilizzare un nastro flessibile perforato. Le prime proiezioni del teatro ottico risalgono al 1892 presso il Museo delle Cere di Grevin a Parigi, con il quale Reynaud firma un contratto capestro che lo impegnava a dare 42 rappresentazioni settimanali. Non dimentichiamo che le strisce erano disegnate dallo stesso Reynaud, senza l'aiuto di nessuno, ed erano estremamente delicate, tanto da dover essere sostituite nel corso di così tante proiezioni. Un lavoro incredibile per un uomo solo. Sul teatro ottico esiste anche una testimonianza di Maré, che vi assistette direttamente, raccontandone pregi, fluidità delle immagini senza oscuramenti intermedi, e difetti, un piano obliquo di proiezione che non consentiva di mettere a fuoco tutte le parti dell'immagine. Una delle caratteristiche principali del teatro ottico era la possibilità di applicare alcuni trucchi di proiezione, come l'immobilizzazione delle immagini o la marcia indietro della pellicola, per estendere i minuti di proiezione con una stessa striscia di immagini. Per poter applicare questi effetti speciali era richiesta però una grande abilità di chi proiettava. Nonostante Reynaud impartisse anche dei corsi, questa limitazione fu una delle principali cause di insuccesso commerciale della sua innovativa invenzione.
Eppure, l'influenza del teatro ottico sarà ispiratrice non solo per Edison, ma anche e soprattutto per il cinematografo dei fratelli Lumière. Delle tre pantomime proiettate da Renault al Museo Grévin nel suo primo spettacolo, è giunta fino a noi solo la spettacolare Pauvre Pierrot, Povero Pierrot, un nastro di 500 immagini e 22 metri per 10-12 minuti di proiezione, che al tempo furono accompagnati dalla musica di Gaston Paulin, compositore e direttore d'orchestra del museo. Pauvre Pierrot impiegava il principio del prassinoscopio teatro della dissociazione tra una scena statica e i personaggi mobili, dipinti su fondo nero, un procedimento derivato dalle lanterne magiche ottocentesche. Una tecnica che, come abbiamo già detto, sarà ripresa sistematicamente da Walt Disney nei primi disegni animati. Oltre a questa, altre tecniche saranno ispirate e perfezionate a partire dal teatro ottico, come la ripetizione di stessi movimenti, l'inversione, la traslazione di immagini da una parte all'altra della scena e così via. Con un'incredibile visione del futuro, attraverso le sue pantomime, Émile Reynaud sarà il primo a sviluppare un meccanismo che garantisse il sincronismo tra suono ed immagine in fase di proiezione. Come nelle pellicole moderne, era il nastro stesso ad essere dotato di una sorta di banda sonora per riprodurre dei rumori di scena. Delle piccole linguette d'argento, poste lungo il nastro, al loro passaggio chiudevano un circuito elettrico che a sua volta faceva scattare un piccolo percussore, per esempio in corrispondenza del colpo che il povero Pierrot riceveva da Arlecchino. Come spesso accade nella storia più triste dell'uomo, nonostante il suo multiforme ingegno, Renaud fu e restò sempre un raffinato artigiano, che per sua sfortuna non riuscirà a competere con gli uomini nuovi dell'industria. Proprio in quello stesso 1895, in cui il Renaud proiettava in un piccolo museo quelle che diventeranno le sue ultime pantomime, a distanza di pochi centinaia di metri, altri due francesi scrivevano l'inizio della storia del cinema. A Renaud resta il merito non solo di aver dato vita a lunghe proiezioni animate con il pubblico in sala, ma anche di averle intrise di un valore artistico proprio solo di coloro che oggi chiamiamo registi. Anche per questo episodio della storia aperta dell'intrattenimento audio-video è tutto. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.